50° anniversario importante per Nanda, che è un'associazione degli infermieri di cui lei fa parte, dottoressa Agostinelli. Ci vuole spiegare perché questo meeting qua? Il meeting celebra il 50° anno delle diagnosi infermieristiche nel mondo. Questa associazione, Nanda International, ha tutta una serie di network europei e un network italiano di cui ho l'onore di essere il coordinatore. Quindi in questa occasione abbiamo festeggiato per i 50 anni delle diagnosi infermieristiche nel mondo. La settimana scorsa a Boston c'è stata una grande celebrazione a cui alcuni del nostro network italiano hanno fatto parte. Senta, la vedo stringere gelosamente un premio, qualcosa, che cos'è? La Toscana Sud-Est ha presentato diversi progetti e abbiamo avuto l'onore e il piacere di poter vincere il primo premio internazionale per l'implementazione delle diagnosi infermieristiche e del primary nursing nelle nostre aree mediche di tutta la Toscana Sud-Est. Questa è una bella soddisfazione e anche questa associazione fa capire quanto siano importanti le diagnosi infermieristiche. Uno pensa al medico e invece no. Non vanno assolutamente in conflitto con la diagnosi medica, ma anzi vanno in potente integrazione. Quindi si mettono nella condizione semplicemente di dare un giudizio clinico a quelli che sono le risposte assistenziali di cui gli infermieri sono responsabili. Presidente Grasso, il ruolo dell'Ordine in questa occasione così importante? Sì, oggi sono qui a rappresentare tutti gli ordini della Toscana, quindi come Presidente regionale abbiamo collaborato e ospitiamo volentieri qui ad Arezzo questo meeting internazionale dove avremo anche dei collegamenti da Boston per un saluto all'iniziativa. E bisogna dire che l'Ordine degli Infermieri ha un ruolo fondamentale, quello di tenere anche quello che è la competenza ma soprattutto l'autonomia professionale. Le diagnosi infermieristiche danno proprio questo, autonomia. L'infermiere oggi è una figura professionale colonna portante del sistema sanitario ma con un'autonomia propria e pertanto le diagnosi daranno sempre seguito a quello che è la risposta ai bisogni di salute dei cittadini. Oggi siamo qui proprio per rimarcare ancora di più questo concetto, soprattutto ricordando che c'è bisogno di tempo per fare diagnosi, pertanto gli organici adeguati devono essere garantiti. La vostra presidente da Bergamo, Barbara Mangiacavalli, dal Forum di Bergamo, ha sottolineato il fatto che sì, ci vuole formazione per gli infermieri, ma bisogna anche dare una svolta sulle assunzioni e la ASL Toscana Sud-Est l'ha fatto, ma anche sul comprendere e dare risposte su una popolazione che invecchia sempre di più e avrà sempre più bisogno di infermieri. Purtroppo la cronicità è la piaga di questa umanità, insomma, perché purtroppo i problemi cronici colpiranno sempre di più la cittadinanza. Devo dire che la Sud-Est si è molto attivata sull'infermieria di famiglia e comunità, pertanto il progetto è proprio partito qua ad Arezzo e devo ringraziare la dottoressa Vianella Agostinelli per dar seguito a quello che è questo progetto, che dà queste risposte a questo progetto. È importante riuscire a comprendere come il territorio possa essere, diciamo così, un punto fondamentale dove poter intervenire invece di intasare chiaramente gli ospedali. La cronicità deve essere gestita, ma prevenirla è meglio che curarla.